Sta per iniziare il quarto set con l'Italia che conduce per 2-7-1. Una partita, questa Italia-Cuba, aperta ancora a qualsiasi conclusione, ma speriamo che gli azzurri sappiano reggere prima alla fatica e poi allo scoramento per alcuni persi, punti persi davvero malamente e che avrebbero forse già potuto aver chiuso la partita a loro favore. Mi riferisco al primo set, quando l'Italia è stata costretta ad andare ai vantaggi dopo aver raggiunto i cubani sul 15-15 e i cubani hanno chuso la frazione 17-15. Poi nel secondo set 15-11 per l'Italia, 16-14 ancora ai vantaggi nel terzo set per gli azzurri che, ripeto, conducono per 2-7-1. Partita molto bella, con dei momenti di altissima qualità, con una pallavolo davvero magistrale, con i cubani spesso anche in difficoltà davanti ai nostri azzurri che stanno superandosi di momento in momento. È iniziato il quarto set, Cuba è passata in vantaggio adesso 1 per Cuba, 0 per l'Italia. Alla battuta i cubani, cerca il pallonetto di Coste, poi la palla che va fra rete e un giocatore cubano, alla battuta Nassi, il capitano degli azzurri. Diamo un'occhiata ai primi due set, il primo è durato addirittura 42 minuti di gioco, un gioco entusiasmante che gli azzurri hanno fatto poi tutto loro nella prima parte del secondo set, quando di passo lesto vanno addirittura e sorprendentemente sul 9-0. Poi la reazione dei cubani prende corpo nelle stangate di Martinez e compagni, che però non riescono a riguadagnare la sequenza del punteggio e chiudono così gli azzurri sul 15-11. Sull'1-1 c'è uno stupendo terzo set che gli azzurri riescono a dominare dopo essere stati ancora in svantaggio, arrivano ai vantaggi 14-14 e poi però Nassi, ben coadiuvato da tutto il sestetto, riesce a portare la squadra sul 16 e a chiudere vittoriosamente questo set. È una partita ad altissimo livello, molto importante, le due squadre sentono il ruolo che sono chiamate a svolgere in questo momento. Infatti la vincitrice di questo confronto se la dovrà vedere domani sera con la vincitrice di Corea-Russia, la partita che fra poco seguirà qui al Palasport per la medaglia d'oro. La perdente di stasera si incontrerà per la medaglia di bronzo con la perdente appunto di Russia-Corea. Un'azione conclusa dagli azzurri che hanno adesso imbattuta la torre di tutto il mondiale, vale a dire Claudio Di Coste, 2,07 m di altezza. Sono in attacco adesso i cubani che vediamo sulla sinistra dei nostri teleschermi ed è l'Italia che guadagna il primo punto di questo quarto set, 3-1 il parziale a favore di Cuba. Ancora Di Coste in battuta, l'Italia adesso schiera il suo sestetto base. Nel secondo, ecco, l'arbitro riconosce il fallo e l'Italia va a 2, 3 per Cuba, 2 per l'Italia al quarto set, che potrebbe essere decisivo per gli italiani se riusciranno a chiuderlo in loro favore. Infatti gli azzurri conducono per 2-1, sbagliano i cubani che lasciano così il punto nelle mani degli azzurri, 3-3. Ripeto, mentre l'Italia conduce per 2-7-1. In campo azzurro in questo momento è il sestetto base, alla metà e verso la fine del terzo set Pittera è stato costretto a mandare in campo alcuni rincalzi per dare un po' di fiato a questi ragazzi che davvero stanno sorprendendo tutti. Alla battuta di Coste ancora, i nostri sono sorretti da un tifo, la palla è ancora in gioco, sembrava fatto, c'è un po' di confusione
nella nostra difesa, si libera molto bene poi l'Italia ed ecco che Cuba recupera la battuta. Palazzo dello Sport esaurito all'inverosimile, si calcola che circa 16.000 persone sono convenute al Palaeuro per assistere a questo incontro di semifinale che vede impegnato le formazioni di Cuba, che adesso passa a condurre il 7-4-3, e dell'Italia. Ecco il tabellone che ci propone anche gli altri parziali, ripeto, 17-15 per Cuba nel primo set, 15-11 per l'Italia nel secondo, 16-14 ancora per l'Italia nel terzo. Alza Dall'Olio e poi Negri schiaccia, però è pronto Garcia a ricevere Di Coste in posizione difensiva, interviene prontamente Di Bernardo, la palla è ancora in gioco e poi il muro di Negri e Lanfranco non riesce a fermare la diagonale molto stretta dei cubani. Cuba alla battuta, adesso a 5 punti Cuba, riescono i cubani a riprendere questa palla che era piuttosto sporca, però l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco e adesso Lanfranco si riprende la battuta. 3-5 per Cuba in questo quarto set, con l'Italia in vantaggio per 2-1. Negri si alza bene, però è pronta la difesa cubana, in questo caso con Ruiz, e riconquista la battuta. Inquadrato Figueredo, il numero uno dei cubani. C'è un attimo di pausa per consentire al ragazzo di asciugare il terreno di gioco. Il pubblico intanto con questo applauso scandito porta nuovo incitamento alla formazione azzurra, che riesce a chiudere positivamente questa frazione di gioco. Lanfranco alla battuta, anche i cubani accusano un po' di stanchezza, hanno operato diversi cambi e adesso hanno fuori il loro capitano, il numero 5 Martinez, il vero trascinatore della squadra. C'è un altro cambio, è entrato il numero 15 Oviedo ed è uscito Salas, uno dei martelli più pericolosi della formazione, anche lui accusa la stanchezza. Ecco però che Herrera manda in campo un altro uomo d'attacco, Oviedo appunto, anche lui schiacciatore puro. Eccolo inquadrato Oviedo, che ha portato a 6 il punteggio per la sua squadra. E poi c'è un'invasione da parte dei cubani rilevata dall'arbitro, la battuta passa nelle mani degli azzurri che adesso hanno in battuta Negri. Alza Garcia e conclude poi Vilches, la palla però è fuori, altro punto per l'Italia che si porta a quota 4. 6-4 in questo quarto set a favore di Cuba, ancora Garcia e ancora Vilches. Questa volta il colpo riesce in diagonale e Cuba riconquista così la battuta. Garcia, l'alzatore della squadra cubana, adesso con la palla in mano, inquadrato a fondo campo. Il gioco è fermo mentre si aspetta che l'arbitro dia l'autorizzazione alla battuta. E il pubblico intanto continua a scandire con un caloroso battimani il proprio incitamento nei riguardi degli azzurri. Ed ecco bellissima questa conclusione centrale di Capitan Nassi, che al centro trova lo spazio libero per scaraventare
il pallone che adesso torna così in mano degli azzurri. Vediamo Dall'Olio, Garcia ancora, questa volta è Gisbert che si alza e riconquista la palla. Ruiz inquadrato, recupera molto bene, cerca il pallonetto di Coste, però il muro dei cubani è pronto a scaraventare il pallone in aria azzurra e Cuba così passa a condurre per 7-4, 3 punti di vantaggio, mentre l'Italia conduce l'incontro per 2-7-1. Ecco Figredo, questo che ha schiacciato. Dall'Olio rimette un po' di tranquillità, Di Bernardo, poi però l'arbitro rileva un'infrazione sotto rete, invasione, fa il cenno con la mano, la battuta passa all'Italia che vediamo adesso inquadrata. L'Italia gioca con maglietta bianca e pantaloncini bianco-azzurri, Cuba invece nella sua tradizionale montura completamente rossa, sia casacca che pantaloncini. Di Coste cerca il pallonetto, però è preciso Oviedo che in fase ricettiva. Rispondono i cubani con la stessa tecnica, però l'azione che era stata ben portata dai nostri si conclude fuori ed è Cuba che conduce questo 7-4 che torna alla battuta. Sbaglia però Vilches e quindi la battuta passa nelle mani italiane, mentre Pittera opera un cambio, tira giù dal campo un cambio, tira giù dal campo il numero 2 Di Coste e mette al suo posto Greco che ha battuto in questo momento. Risponde il muro azzurro, però la palla va fuori, azione sbagliata e quindi Cuba alla battuta. Ancora un muro vincente per Cuba. Oviedo con Figueredo riescono a tamponare l'offensiva degli azzurri e Cuba da 4 punti in questo momento di vantaggio, però riprendono la palla subito gli azzurri che hanno in battuta Di Bernardo, eccolo inquadrato. C'è ancora un cambio operato dalla panchina azzurra, esce Dall'Olio, il costruttore del gioco italiano, e va in campo Scilipoti con il numero 12. L'Italia in battuta con Concetti, numero 8, come vedete non c'è più adesso il sestetto base, è logico dare un po' di tregua ai giocatori, anche perché questi cambi risultano indovinati. Guadagna la battuta a Cuba, questo è Salas, Nassi. Ed ora conclusione di Scilipoti contro il muro di Cuba che non riesce però a ben guidare il pallone, esce fuori, quindi alla battuta l'Italia con il numero 10 Lanfranco. Ancora Garcia che alza molto bene al centro per il solito Oviedo, indiscutibilmente Oviedo è un martello di grandi capacità, pericoloso specialmente quando è al centro. Poi adesso però lo stesso Oviedo sbaglia e quindi la battuta torna nelle mani degli azzurri. Questo è Negri, Garcia alza, questa volta per Vilches, il muro italiano risponde, la palla però va fuori. Garcia alla battuta mentre si gioca il quarto set con l'Italia in vantaggio di 2-7-1, mentre in questa frazione palla persa ad opera dei cubani, mentre dico in questa frazione è Cuba che conduce per 8-4. In battuta l'Italia che vediamo sulla destra dei nostri schermi, mentre sulla sinistra in tenuta completamente scura, rossa per chi ci segue a colori, si trova appunto la squadra cubana. La squadra cubana che gioca ancora con tutti i suoi uomini di colore, soltanto un bianco fa parte della formazione,
ancora però non è sceso in campo. Si tratta del numero 9, Perez, che gioca nella veste di alzatore. Però Herrera, l'allenatore dei cubani, ancora non l'ha fatto scendere, e quindi sono tutti giocatori di colore, questi straordinari cubani con una struttura fisica davvero impressionante. Figueredo conclude, risponde molto bene il muro degli italiani, ed ecco Oviedo, la palla va fuori. Oviedo ha cercato di rimediare, però non riesce la cosa a Cuba, che adesso perde un punto nei riguardi dell'Italia. L'Italia sale a quota 5, Cuba è a 8. Nassi in difesa riprende un bellissimo pallone, c'è un'azione di forza degli azzurri, risponde ancora bene la difesa italiana e non siamo riusciti a vedere, però da quanto ci sembra di capire dal gesto dell'arbitro, fallo di rete, quindi la battuta passa nuovamente a Cuba, che conduce questo quarto set per 8-5. Una veloce che non è riuscita ai nostri, rimediano in qualche maniera e poi l'arbitro conta i 4 tocchi di palla in campo cubano, quindi fallo greco alla battuta. I cubani conducono per 8-5, la palla è ancora giocata dai nostri e il muro cubano la butta fuori, 8-6, un altro punticino guadagnato degli azzurri, che stanno conducendo questo incontro per 2-1. Siamo al quarto set, c'è adesso il primo tempo, il primo tempo di questo quarto set chiesto da Herrera, l'allenatore dei cubani, mentre Pitera ancora non ha chiesto nessun tempo in questo quarto set. Il primo set si è concluso a favore di Cuba, è stato lunghissimo, quasi tre quarti d'ora di gioco, Cuba che ha chiuso a 17-15, poi l'Italia si è aggiudicata gli altri due set per 15-11, 16-14, e adesso si sta disputando la quarta frazione di gioco con Cuba che conduce per 8-6. Figueredo in ischiacciata e conclude positivamente per la sua squadra, 8-6 per Cuba, che adesso è in battuta. Risponde bene l'attacco dei nostri, però altrettanto precisa la difesa dei cubani, che adesso cercano di concludere questa azione e vi riescono. La palla va a finire sotto la rete, 9 per Cuba, 6 per l'Italia. Si sta giocando il quarto set di una partita che darà la possibilità alla squadra vincitrice di accedere alla finalissima per la medaglia d'oro e d'argento di questi noni campionati del mondo. La partita che seguirà sarà quella fra Russia e Corea. La vincitrice di Russia-Corea se la dovrà vedere con la vincitrice di questa Italia-Cuba. Cuba 9, Italia 6. Ecco Figueredo alla battuta. Si alza Scilipoti. Nuovamente Scilipoti. 4 tocchi. Quindi Cuba guadagna il punto e sale a quota 10. 10 per Cuba, 6 per l'Italia, ed anche Pitera chiama il suo time out, il primo di questo set. 1-1 sono gli allenatori in fatto di chiamata di tempo. Tempo che significa 30 secondi a disposizione dell'allenatore per avere i propri giocatori al bordo del campo. Riprendono le posizioni in campo i due sestetti, inquadrato Figueredo, il numero 1 cubano. Sarà lui ad operare il servizio,
la battuta ha messo la palla in gioco, Scilipoti e la palla questa volta si insacca proprio al centro dietro la rete verso la parte destra del campo cubano e quindi sono gli azzurri a giocare adesso questa palla e riesce il gioco con una finta dello stesso Scilipoti e Nassi. L'Italia guadagna un punto e si porta a 7, 10 per Cuba, 7 per l'Italia. Pronta la difesa azzurra ed è ancora Scilipoti, davvero intelligente il gioco di questo ragazzo, partito senz'altro con la qualifica di riserva, ma che si sta ben comportando almeno fino a questo momento. Però Ruiz, il numero 11 cubano, riprende la palla per la sua squadra, mentre c'è Herrera che chiede un cambio, fa uscire il numero 12 Suarez e ha rimesso Ruiz al centro dell'attacco. La palla è fuori, imbattuta nuovamente l'Italia, mentre è Cuba che conduce questo quarto set per 10-8. L'Italia conduce per 2-7-1 l'incontro. Ripetiamo che stiamo trasmettendo in telecronaca diretta dal Palazzo dell'Eur di Roma la partita Cuba-Italia, valida per l'ammissione alla finalissima, vale a dire per accedere alle due medaglie d'oro e d'argento dei noni campionati del mondo di pallavolo. Sulla sinistra degli schermi la squadra cubana che adesso ha battuto, ha rimesso in gioco la palla. I bianchi sono invece i nostri atleti che adesso vediamo impegnati in fase di difesa e la palla è stata sfiorata nettamente, di questo avviso è anche l'arbitro, quindi la battuta passa alla squadra italiana che ha Scilipoti numero 12 all'esterno del campo. Sciupa però Scilipoti questa battuta, il pubblico applaude per incoraggiare la nostra formazione che si sta superando di momento in momento. Ripetiamo che sta vincendo 2-7-1 contro una delle squadre favorite di questi mondiali 1978. Sorpresa da un pallonetto, la squadra cubana deve subire il fallo e nuovamente alla battuta si recano gli italiani. Nassi inquadrato, il capitano degli azzurri. Alza Garcia e Gisbert poi conclude. Nuovamente alla battuta Cuba. Passa Nassi con una bella elevazione e il suo tiro buca addirittura il muro di coste alla battuta. E poi è Negri che intelligentemente sfrutta una bella occasione portando l'Italia a quota 9, un punto soltanto di svantaggio dell'Italia su Cuba ed ecco salutato da questo lunghissimo fischio. Rientra in campo il numero 5, vale a dire l'uomo più temibile di tutta la formazione cubana, il capitano, il famoso Martinez. Questo è Oviedo che riconquista la palla mentre Martinez va alla battuta. Eccolo Martinez, giocatore di qualità eccezionali, con un fisico straordinario, potente. L'Italia guadagna nuovamente la palla.
mentre si trova Concetti alla battuta. Ecco Garcia che alza per Oviedo, non c'è nessuno al centro della nostra area e Cuba si riprende così la palla, che adesso è nelle mani di Figueredo. Costruzione del gioco azzurro, tentano il pallonetto gli italiani e poi l'azione si conclude a loro favore. L'Italia che vediamo schierata alla destra dello schermo. Palla buona per l'Italia qualora dovesse concludere, ed eccosi l'azione. Quindi l'Italia raggiunge Cuba 10-10 mentre si gioca il quarto set. L'Italia ha vinto 2-7, Cuba 1, quindi la situazione è Italia 2, Cuba 1, mentre le due squadre sono in parità al quarto set. Alla battuta Lanfranco, si asciuga ancora il terreno di gioco, 16.000 persone che da 2 ore e 25 portano il loro incitamento alla squadra azzurra che sta superandosi di momento in momento. Erano molti a pensare ancora un punto per l'Italia, erano in molti a pensare che la partita si sarebbe conclusa con un secco 3-0 a favore dei cubani, mentre invece l'Italia fino a questo momento la sta conducendo per 2-7-1, mentre conduce anche questo quarto set per 11-10. C'è il secondo tempo richiesto da Herrera, l'allenatore dei cubani. Ecco la squadra in completa tenuta rossa che riprende adesso il posto in campo. Altrettanto stanno facendo gli italiani, 5 cambi ha effettuato Herrera in questo set, 4 cambi Pittera. Il pubblico continua ad incitare la squadra azzurra, che sembra possa offrire un risultato che non era nemmeno lontanamente pensabile. Ancora un punto e l'Italia che sale così a quota 12, 12 per l'Italia, Cuba 10 in questo incontro decisivo per l'ammissione alla partitissima di domani. Risponde il muro italiano, però la palla va fuori. Niente di male, sembra dire il pubblico con questo caloroso applauso. Ancora una bella costruzione per l'Italia, questo è Vilches e la palla passa in mano italiano, mentre l'arbitro ha tirato fuori il cartellino giallo per ammonire un giocatore cubano che aveva protestato per la decisione appunto dell'arbitro. Ricordiamo che l'incontro è diretto da Shunada, un giapponese, mentre a terra nelle vesti di secondo arbitro c'è Zalai, ungherese. Sono gli stessi arbitri che hanno diretto Italia-Bulgaria di alcuni giorni fa, partita conclusasi con la vittoria degli azzurri per 3-0. Riprende il gioco ed è Di Coste questo, però è pronta la difesa con Garcia, anche l'Italia però, Lanfranco, ed ecco nuovamente in elevazione Di Coste, il muro dei cubani risponde, la palla però va fuori, quindi l'Italia alla battuta. Se concluderà favorevolmente questa azione, volevo dire andava a quota 13, però questo non succede. Si riprendono la palla i cubani, che adesso mandano in battuta Ruiz, giocatore molto forte al centro, e il muro è perfetto dei cubani con Figueredo e Vilches. Quindi si avvicina Cuba all'Italia, 12 punti per l'Italia, 11 per Cuba.
al quarto set, l'Italia conduce per 2-1, ancora un punto per Cuba che si porta così in parità 12-12. Non c'è stato un attimo di tregua in questo incontro, ripeto che si sta giocando da quasi 2 ore e mezzo. Siamo al quarto set, l'Italia vince per 2-7-1, mentre pareggia 12-12 con Cuba questa quarta frazione di gioco. Pittera inquadrato con i suoi uomini, sta parlando adesso a Negri, il 12 Scilipoti, mentre vediamo il lungo di Coste che torna al suo posto sotto rete. Ed ecco schierato il sestetto azzurro, dall'altra parte ecco inquadrati invece i giocatori cubani. Cerca di sorprendere Nassi la difesa avversaria, la palla è ancora in gioco, si alza di Coste ed ora è Nassi che cerca la schiacciata buona, vi riesce, la palla è dentro, quindi l'Italia torna a condurre il gioco, va in battuta con lo stesso Nassi, un capitano dalla grinta eccezionale che sa guidare molto bene in campo i giovani azzurri. D'altra parte ci sembra che nessuno abbia fallito, errore clamoroso dei cubani che vanno a terra con il loro giocatore numero 2 Garcia, il giocatore è ancora a terra, è chiaro che c'era del bagnato per terra, però sono cose che succedono questo nel volley, quando cadono a terra gli atleti che sono sudati lasciano tracce di sudore sul pavimento che sono poi pericolose. L'Italia conduce per 13-12, Nassi alla battuta, guardiamo se l'Italia saprà approfittare, non vi riesce, in quanto è Cuba che chiude favorevolmente questa frazione di gioco con Vilches che adesso vediamo alla battuta. Ha riconquistato il gioco Cuba, adesso giusto il fischio dell'arbitro che dice che la palla è stata accompagnata, quindi fallo per Cuba che lascia la palla in mano degli azzurri che hanno alla battuta di Coste. Ecco il lunghe di Coste, 2,07 metri d'altezza, che si incarica del servizio, molto bravo Nassi di Coste, alza intelligentemente però pallonetto di Lanfranco e questo è Salas, però la difesa degli azzurri ed ecco altro punto per l'Italia, 14-12. Il palazzo dello sport scoppia in questo momento, l'Italia dispone del match ball, 14-12. Alla battuta ancora di Coste, palla giocata dall'Italia, è Garcia che alza per il solito Martinez, il suo colpo è sempre micidiale, niente di fatto, passa la battuta in mano dei cubani, l'Italia ha sciupato il primo match ball, palla giocata da Cuba, poi si alza molto bene Negri che riconquista la palla, 14-12 per l'Italia. Sono momenti di grande tensione, potrebbe verificarsi una cosa che non era pensabile, guardiamo come va ed è così, l'Italia ha vinto con questa schiacciata di Lanfranco, l'Italia ha vinto l'incontro con Cuba e domani sera parteciperà alla finalissima per la medaglia d'oro e la medaglia d'argento di questi noni campionati. Vedete il tripudio, la gente salta in campo per andare ad abbracciare gli azzurri, anche la nostra postazione è in pericolo, ripeto, l'Italia ha battuto Cuba nella semifinale qui al Palaeur di Roma, ha vinto l'Italia per 3-2 con questi parziali, ha lasciato in mano dei cubani il primo set 17-15,
poi ha vinto nella successione gli altri 3-7, 15-11, 16-14, 15-12. Domani l'Italia dovrà vedersela per il primo posto di questi noni mondiali con la vincitrice dell'incontro che andrà ad iniziarsi fra poco, vale a dire fra la vincitrice dell'incontro Unione Sovietica-Corea. Qualunque sia la soluzione, l'Italia ormai può arrivare seconda, anche se non vincerà la medaglia d'oro, gli sportivi se lo augurano certo, l'Italia ha raggiunto un risultato che fino a 10-15 giorni fa non era neppure pensabile. Ripeto, siete collegati con il Palasport dell'Eur di Roma, dove l'Italia ha concluso vittoriosamente l'incontro che la opponeva a Cuba. L'Italia ha vinto per 3-1 con questi risultati, 15-17, 15-11, 16-14, 15-12. Gentili telespettatori, con questa immagine che vi dice dell'esultanza dei 16.000 intervenuti a questo spettacolo, perché si è trattato di un vero spettacolo, noi chiudiamo la nostra telecronaca dal Palasport dell'Eur, dove ripeto l'Italia ha battuto Cuba guadagnandosi così la finalissima per la medaglia d'oro e d'argento di questi noni campionati del mondo. A tutti gentili telespettatori, buonasera.